Basta, come di umore. Allegro ma non troppo. Vabbè, allora. Ci accomodi. Allegro ma non troppo, è un umore musicale, direi. Infatti. Senta, maestro, ma prima di trattare problemi musicali, vorrei farle una domanda per destinata a soddisfare un po' la curiosità dei telespettatori. Dica. Senta, io so che lei, a maggiore età, arrivato a un certo momento, diede querela ai suoi parenti per averle dato un nome così strano, per averle dato un posto, insomma, un nome così un po' particolare. L'eterno refrain, l'eterno ritornello, insomma. Guardi, io non ho dato querela a nessuno, anche perché mi sembra che Angelini sia un nome, se non bellissimo, almeno passabile. No. Sì, ma Angelini, ma io non alludo al cognome Angelini, io alludo al nome, a cinico. Allora guardi, mio papà, siccome aveva capito che io avrei vissuto nel mondo della canzone, voleva che io fossi cinico davanti alle emozioni meravigliose ma spesso fatali del mondo della canzone. Ah, adesso ho capito. Anzi, pensi che addirittura mi risulta che c'era uno zio, sì, che avrebbe voluto che mi chiamassi refrattario. Lei immagina la cosa. Refrattario Angelini e la sua orchestra. No, è molto meglio cinico. Vogliamo parlare un po' di canzoni? Parliamone. Beh, senta, secondo lei, Villa, com'è andato in Lussemburgo? Ma mi sembra che sia andato in macchina. Ma no, volevo dire, beh, come ve la siete cavata dal momento che c'era anche lei a Lussemburgo, ai, no? Beh, direi maluccio. Maluccio? Non abbiamo avuto neanche il voto di sufficienza. Ci hanno rifilato un 3. E rimandati in ottobre? No, rimandati a casa, al nostro paese. Beh, senta, allora cambiamo festival, va bene? Parliamo di un altro festival, maestro. Parliamo, non so, dei nuovi cantanti del nostro festival di Sanremo di quest'anno.